Buonasera e bentrovati in questa seconda parte dell'Abruzzo del Pallone Live. Avremo modo di commentare i risultati della Serie C. Sono appena finite le partite e rileggeremo ancora meglio anche quella che è stata l'impresa del Teramo, che ha giocato alle 14.30, ma il grosso delle partite si è disputato alle 17.30. Bisogna dire che per il Teramo non è andata male, ci sono stati dei pareggi che hanno agevolato la squadra di Guidi, che però si è aiutata molto con la vittoria in rimonta a Viterbo. Spunti interessanti anche per la parte alta della classifica, perché il Modena non passa a Lucca, quindi domani la Reggiana potrebbe riprendersi la vetta solitaria. Passo falso, mezzo passo falso del Cesena in casa, e quindi se il Pescara domani dovesse fare il colpo a Reggio aggancerebbe il terzo posto. Quindi insomma rileggeremo, come detto, meglio tutti i risultati della giornata tra poco, e lo faremo in compagnia di Ania Cantagalli, che ritroviamo dopo la diretta del pomeriggio. Ciao Ania. Ciao, ciao Andrea, buonasera a tutti. Non sono solo in studio perché c'è Paolo Renzetti di ritorno da Vasto, ma con lui anche parleremo di Reggiana Pescara di domani. Ciao Andrea, grazie. Ciao, ciao, buonasera Paolo. Allora, subito i risultati della Serie C, girone B. Si è giocata quasi per intero questa 26esima giornata, manca chiaramente il Monday Night del Mapei Stadium domani, Reggiana Pescara. Gubbio Olbia 1-1, giocata alle 14. Alle 14.30 Viterbese Teramo, Teramo che ha rimontato da 2-0 a 2-3 con un sontuoso secondo tempo. Secondo tempo anche direi concreto, cinico. Cesena Grosseto 3-3 col Grosseto avanti 0-2, poi 1-3 proprio al 93esimo il Cesena ha trovato la parità. Fermana Vispesaro 1-1, l'Ancona si riscatta dopo il pasticcio interno con la Pistoiese e va a vincere a Imola 2-0. Lucchese Modena 0-0, Montevarchi Carrarese 1-1, la Carrarese ha pareggiato al 96esimo rendendo un favore dunque al Teramo. Pistoiese Siena 1-1, Virtus Entella Pontedera 1-0, per una classifica che andiamo a vedere e che trova il Modena provvisoriamente in vetta, 59 punti, ma attenzione, se la Reggiana domani fa il pieno contro il Pescara si riprende al primo posto, chiaramente in coabitazione. Ecco l'Entella che irrompe al terzo posto agganciando il Cesena, poteva essere anche un terzo posto in solitario se il Cesena non avesse pareggiato proprio nei minuti di recupero. Pescara quota 42, momentaneamente agganciato dall'Ancona Materica, poi questa frattura di classifica e si arriva a Gubbio e Vispesaro a 32 punti, Siena e Carrarese a quota 31, Lucchese e Olbia, ma anche il Pontedera a quota 29, poi il Teramo a 28 punti, Fermana 25, Imolese e Montevarchi 23 punti, Grosseto e Viterbese 21, Pistoiese 20 punti, un Teramo che dunque in questo momento ha 5 punti di vantaggio sulla zona play-out, quasi una cosa inimmaginabile se torniamo a due partite fa. Andiamo a vedere anche rapidamente i risultati di Serie D, girone F, risultati e classifica poi chiaramente commenteremo più tardi. Castelfidardo Fano 0-1, Chieti Porto d'Ascoli 2-1, Matese Vasto Girardi 3-1, Monte Giorgio Recanatese 1-1, Notaresco Nereto 0-0, Pineto Alto Casertano 1-0, San Benedettese Fiuggi 3-0, Tolentino Trastevere 1-0, Vastese Castelnuovo 2-0, per una classifica che vede sempre in vetta una Recanatese che, benché abbia fatto 2 punti in 4 partite, resta in una posizione di vertice. 41 punti per la Recanatese, 39 per il Trastevere, 35 per il Fiuggi, 33 per il Porto d'Ascoli, poi 32 Vastese e Notaresco. La Vastese diventa, insieme con il Notaresco, la migliore squadra tra le cugine abruzzesi. Anche per la Vastese una bella soddisfazione dopo l'inizio problematico. Tolentino 31, Chieti 30, Pineto 29, così come il Vasto Girardi, poi a 26 Matese e San Benedettese, quindi inizia la zona playout con il Monte Giorgio 25, il Fano e il Castelfidardo a 23, 20 punti per il Castelnuovo, 11 per il Nereto, 3 per l'Aurora Alto Casertano. Andiamo subito in campo, il servizio di Jacopo Forcella per la vittoria del Teramo a Viterbo 3-2, e poi sentiamo anche le parole di Federico Guidi.
Una rimonta pazzesca, un successo di platino, quello che il Teramo coglie a Viterbo al termine di 93 minuti di pura adrenalina, strappando un 2-3 pesante come un macigno in ottica salvezza. Il pomeriggio nella Tuscia è un concentrato di emozioni, col diavolo che se la vede brutta ma risorge e adesso può guardare alla Pistoiese con maggiore fiducia e dire che le cose si mettono subito malissimo, perché pronti via e D'Ambrosio fa valere i centimetri e l'inclinazione di Famiglia per battere di testa Perucchini dopo un piazzato di Volpicelli scaturito da un fallo su Mungo, grande ex, subito gettato nella mischia da Punzi. La reazione biancorossa di fatto non c'è. Calcagni e Volpicelli con le loro conclusioni mancano tra il 12esimo e il 25esimo il bersaglio grosso, mentre il colpo di testa di Bianchimano è fermato da Perucchini. Nel Teramo solo Bernardotto si fa vedere al 27esimo, ma Perucchini, sempre lui, è super al minuto 33 quando sventa una girata sotto misura di Bianchimano, ben servito in area da Adopo. Piove però sul bagnato per la banda Guidi, perché al 33esimo Rosso trattiene Volpicelli in area e manda l'ex Matelica la battuta vincente dal dischetto. Doppio vantaggio viterbese e Teramo che sembra ormai spacciato. Sensazione che dura 3 minuti, quanti bastano a Pavlev per stendere in area Bois e consegnare ad Arrigoni il primo rigore stagionale, che il capitano del Teramo trasformando anche l'inerzia del match, che tra primo e secondo tempo si sposta tutto dalla parte abruzzese. Nella ripresa entra Jacoponi per Fiorani, diavolo col 3-4-3 che non trema sul doppio lob di Mungo in apertura, anzi con la transizione di Rosso, minuto 52, il diagonale di Bernardotto infatti firma un pari insperato solo qualche minuto prima. Diavolo che a questo punto si affida a ripartenze che tagliano una retroguardia lenta come quella gialloblu. Bianchimano non trova più spazi per il tiro e quando lo fa, come a metà tempo, il pallone è fiacco. Nel diavolo entrano Azio Osmanovic, D'Andrea e soprattutto Lorenzo De Grazia, terminale dell'ennesima ripartenza biancorossa a 10 dal traguardo, che attraversa con una lama la viterbese e consegna il vantaggio all'11 di Guidi, meritato per la caparbietà che la squadra ci mette anche quando nel finale Punzi getta dentro anche Murilo, espulso a tempo scaduto, senza mai rischiare, portando a casa 3 punti che, se non possono avere ancora il gusto della salvezza, ci vanno davvero molto vicino. Mister, al rigore di Volpicelli, dica la verità, quanto ci credeva di ribaltarla? Ma è quanto ci credevo, è chiaro che le partite poi sono fatte anche di episodi, molto probabilmente se fosse passato un quarto d'ora o 20 minuti dal loro 2-0 sarebbe diventato molto complicato. Il fatto di avere immediatamente fatto il gol del 2-1 è chiaro che ci ha rimesso subito in partita e ci ha dato una scarica d'adrenalina da poi per portare in fondo la partita con grande intensità, provando a pareggiare. Poi nel secondo tempo è chiaro che una volta che abbiamo pareggiato ci siamo spinti, avevamo la percezione di poter far male, quindi anche all'interno dello spogliatoio ce lo siamo detti di continuare a fare le nostre cose, perché poi bastava veramente un episodio per poter ribaltare. E quello che avevamo pensato, sono contento perché poi il campo ci ha dato ragione, perché quelli che sono entrati hanno spostato gli equilibri e questo è sinonimo di grande coesione, di forza, e che i giocatori sono, insomma, è un gruppo estremamente importante che sa anche sopperire alle difficoltà. Ecco, mi sarebbe un cliché un po' studiato, un controtendenza rispetto a quello a cui eravamo abituati del Teramo, cioè darsi campo davanti per provare le ripartenze. Sì, sì, anche perché la scelta di Bernardotto, di Cisco e di Rosso era proprio orientata a questa, perché volevamo tirare fuori le loro mezzale e i loro quinti in maniera tale da isolare nell'uno contro uno nella velocità i nostri attaccanti, che con Ricci, Martinelli e D'Ambrosio in velocità magari li potevamo mettere in difficoltà. Discorso diverso se gli spazi erano più corti da attaccare, loro sono esperti, usano benissimo il corpo e quindi difficilmente ci facevano girare, quindi era un po' quello che volevamo fare. Colpaccio del Teramo, Agna, abbiamo detto già nel pomeriggio, una squadra che ha lasciato tanti punti per strada quando magari non lo meritava, oggi che forse la vittoria era troppo per quello che si è visto, ma per quanto ha fatto la viterbese per diversi tratti della partita, è arrivato questo blitz che dà alla classifica un
diciamo così, un connotato migliore, no? C'è questo più 5 dalla zona play-out. Sì, quello è il frutto della continuità. Quando dai continuità ad un successo con un altro successo, è abbastanza scontato che quando le classifiche sono così corte poi si hanno benefici evidenti, appunto, in graduatoria. La chiave sarà cercare di allungare questa continuità il più possibile. Era già impresa tra virgolette complicata oggi per il Teramo, per quello che è stato il recente passato del Teramo. È riuscita la formazione di Guidi a dare continuità nel modo migliore possibile al successo contro la Lucchese, adesso è darsi un nuovo obiettivo, ovvero cercare di allungarla il più possibile a partire da mercoledì contro la Pistoiese. Può essere questa, lo potrà dire soltanto il tempo, magari la gara della svolta, per come è arrivata, per come stava maturando la sconfitta, per come invece poi è arrivata la rimonta e il successo finale. Dal punto di vista psicologico, svolta, e anche dal punto di vista della classifica soprattutto, magari davvero da oggi in avanti può cambiare qualcosa per la classifica del Teramo e per il cammino del Teramo. Oggi però, insomma, nelle interviste, tra poco sentiremo anche Davide Ciaccia e Massimo Chierchia, piedi per terra, non si conoscevano ancora questi risultati che danno il più 5 sulla zona play-out, però insomma il ritornello è sembrato questo: grande soddisfazione per questa vittoria, ma piedi per terra. E io credo che sia il messaggio che la società e l'allenatore debbano far passare all'interno della squadra, perché è giusto così, è giusto evitare facili entusiasmi, perché poi da un facile entusiasmo si crolla abbastanza in fretta se le cose ne vanno male, si va addirittura magari in depressione quando le cose appunto vanno male. Ci vuole equilibrio in tutto, nelle cose quando vanno bene e nelle cose quando vanno male. L'equilibrio e la continuità sono la chiave adesso del momento del Teramo, quindi è giusto che la società faccia passare determinati messaggi e la squadra deve recepirli, ovviamente. Arriva un messaggio, è passato poco fa Paolo, un monumento per Guidi, dice un amico da casa. È anche lui in questo momento un po' il valore aggiunto, perché insomma è lui un po' il segnale della continuità, perché questo Teramo è stato in parte rinnovato nell'organico, le difficoltà di inizio stagione, lui insomma ha cercato sempre di tenere la barra dritta anche nei momenti di maggiore difficoltà. Ma sicuramente io credo che vadano fatti i complimenti al Teramo, ai giocatori del Teramo, a Guidi, perché fino ad ora è stato fatto un grande lavoro con una squadra che è stata probabilmente migliorata in questo mercato, ma che in questa stagione ha dovuto affrontare molte problematiche sia in campo che fuori dal terreno di gioco. Quindi credo che fino ad ora il lavoro di Guidi sia stato un lavoro estremamente positivo, perché il tecnico ha sempre tenuto la barra dritta, ha sempre preservato e difeso la squadra anche nei momenti difficili, in un periodo probabilmente qualche settimana fa ha rischiato appena appena anche di essere esonerato, se mi consentite il termine, anche se poi c'erano state le smentite della società. Ma con tutte le difficoltà che ci sono state in un campionato difficilissimo come questo di Serie C e soprattutto questo girone B, credo che grandi meriti abbia questo allenatore, che lo scorso anno aveva fatto un grande lavoro a Caserta, poi vanificato anche in quel caso da questioni che esulano un po' dal calcio. Quindi direi fino a questo momento un voto più che positivo a Guidi e al Teramo, perché credo che la classifica di questa sera fino a qualche settimana fa potesse essere solo minimamente immaginata. Jacopo Forcella nel pomeriggio ha avvicinato anche il proprietario del Teramo, Davide Ciaccia, e amministratore delegato con delega alla presidenza Massimo Chierchia. Andiamo ad ascoltare le loro impressioni, chiaramente un estratto, poi le interviste integrali le potete trovare sui nostri canali social. Ascoltiamoli. Sono le classiche gare, no? Dove si dice che i punti possono anche valere doppio, ma la realtà è questa, insomma, quando siamo a così poche giornate dalla fine questi scontri diretti diventano determinanti. Poi comunque insomma fiducia, perché eravamo sotto di due gol, ma eravamo davvero tutti fiduciosi sulla prestazione, perché insomma siamo convinti che il gruppo, tutto il lavoro che ha fatto
il presidente Chierchia, i direttori, insomma, ci ha messo oggi veramente nella condizione di avere un gruppo diverso, più solido, e mettere l'allenatore nella condizione di fare bene. Ma noi dobbiamo credere di continuare a giocare in questo modo, magari prima possibile toglierci appunto dai bassi fondi della classifica. Adesso abbiamo 4 gare, se non erro 3 in casa, nei prossimi 10 giorni, quindi credo che già alla fine del mese si potrà fare un po' un sunto di quella che è la stagione del Teramo. Prima della partita, se mi dicevano firma per un pareggio, avrei firmato, perché era mantenere distante la Viterbese comunque sia 4 punti, se non sbaglio. Oggi siamo a 7 punti dalla Viterbese e quindi sono strafelicissimo di questa vittoria. E quello che mi è piaciuto in particolare, cito un ragazzo su tutti, che è Rossetti, che non l'abbiamo visto per parecchio tempo perché veniva all'operazione, e abbiamo capito quanto può essere importante anche un calciatore che ci dà centimetri, che ci ha dato qualità, ha dato qualche calcio quando serviva. E quindi ecco, oggi mi va di citare Rossetti perché ha messo grinta e forse ha trascinato anche i compagni sotto questo aspetto. Agna, sul fronte societario cosa pesa di più? La ritrovata tranquillità dopo anche l'annuncio, dopo i primi 10 giorni di gennaio, il fatto che le sponsorizzazioni erano sbloccate e c'era dunque la benzina per arrivare fino a fine stagione, o è stato l'impatto del mercato? Perché la rosa, se non rivoluzionata, ma poco ci manca. Quindi qual è il merito principale sul lato societario secondo te? Secondo me quella conferenza stampa in cui si annunciava, in cui il presidente Chierchi ha annunciato sostanzialmente il Teramo sarebbe riuscito a finire la stagione con delle somme che sono state sbloccate dal tribunale, molto ha fatto, perché ha tolto comunque un pensiero latente che sicuramente era nella testa dei giocatori nel mese di dicembre. Lo ha anche ammesso Guidi in una delle prime conferenze, se non sbaglio quella prima della gara contro la Vispesaro. Quindi quel pensiero un po' che avevano in testa i giocatori di magari vedere e giocare per una squadra che aveva dei dubbi sull'arrivare a fine stagione o meno, è stato con quella conferenza cancellato. Contestualmente ovviamente il mercato che ha rivoluzionato un po' la rosa, nel senso che ha virato verso l'esperienza, mentre in estate la gestione di Achini aveva un po' disegnato una squadra tendente invece al minutaggio e quindi all'impiego di giocatori giovani, ha inciso allo stesso modo. Oltre a ciò, collegandomi al discorso che faceva prima Paolo, ovviamente è stata determinante per finalizzare, per almeno fino a questo momento, per il lavoro che si sta facendo, la mano dell'allenatore, perché poi non è semplice ovviamente lavorare con una squadra all'inizio, squadra che magari ha una serie di infortuni tra novembre e dicembre e ha degli elementi contati. Con il mercato si cambia, si affronta una metamorfosi e hai ben poco tempo per lavorare, soprattutto quando adesso ti ritrovi a giocare ogni 3 giorni. È chiaro che il lavoro poco che si può fare deve essere fatto bene, e in questo credo che la mano di Guidi sia assolutamente importante a far sì che il Teramo stia finalizzando effettivamente sul campo quello che sta facendo durante la settimana. Quindi queste 3 cose insieme, l'aver cancellato i brutti pensieri per il futuro, l'aver essere intervenuti nonostante le difficoltà sul mercato in maniera importante, e la mano dell'allenatore, stanno facendo le fortune del Teramo. Ha scritto un amico da casa, Mungo, con caparbietà stava per segnare un gol bellissimo, si è fatto tutto il campo per cercare di rimontare Bernardotto, a Teramo queste cose non le ha fatte mai vedere, ha fatto intendere il nostro amico che ha scritto il messaggio. Tu che segnale hai colto? Ci teneva, no? Beh, ci teneva parecchio, tanto che è stato messo titolare, quindi sicuramente ha messo in campo qualcosa in questi ultimi allenamenti, o comunque voleva puntare sul fattore X per cercare un po' di sorprendere il Teramo e far male al Teramo. Credo che Mungo,
perlomeno mettendomi nei suoi panni, avesse motivazioni importanti quest'oggi da far vedere contro il Teramo, per come poi è finito il matrimonio con il Teramo e quelle che sono state insomma le decisioni della società nei suoi confronti. Quello che ha fatto vedere a Teramo è stato forse di meno rispetto a quello che avrebbe potuto far vedere per quelle che sono le sue qualità, lo abbiamo detto tante volte. Poi forse Mungo, mi sembra anche di averlo scritto sul Messaggero, un po' il manifesto della gestione Iachini, che avrebbe voluto effettivamente arrivare in Serie B, soprattutto nei primi sei mesi con quella grande campagna acquisti, e poi mano a mano le cose sono andate verso altri obiettivi e sono cambiate un po' le valutazioni societarie. Mungo era il manifesto di quella grande campagna acquisti che però poi effettivamente non ha portato grandi risultati a Teramo, almeno non quelli sperati, soprattutto nel primo anno. Senti, ti faccio chiudere anche con una battuta su Guidi. Io prima ho coinvolto Paolo, voglio sentire anche te su quello che è il ruolo di Federico Guidi. Poi è chiaro che i risultati aiutano sempre a far vedere i lati positivi, e quindi magari è più facile anche per chi segue, per il tifoso, apprezzare il lavoro di un allenatore che ha avuto, come il resto della squadra, ma anche come la società, dei momenti di difficoltà, però insomma lui li ha sempre affrontati, ritengo, con grande lucidità. Noi avevamo paventato il fatto che lui potesse essere esonerato dopo la partita di Imola, perché questi erano gli spifferi e perché comunque c'era stato un confronto, una dialettica non sempre sembrava positiva con la società. E invece fortunatamente non è stato così, e credo fortunatamente, perché il Teramo deve continuare a seguire quello che è il lavoro di Guidi da inizio anno. È chiaro che quando è stato messo in discussione dopo Imola, di certo non l'hanno messo in discussione i giornalisti, ma perché proprio venivano dalle società certe indicazioni e anche certi articoli su siti specializzati che sono comparsi nell'immediato post Imola, quindi di certo non sono arrivati direttamente da noi, nello specifico di categoria. Poi, ripeto, fortunatamente non sono state fatte altre scelte, c'è stata subito la gara di Siena, in tal senso magari può aver anche giocato un ruolo a favore di Guidi, ma perché, ripeto, ribadisco quello che ho detto anche prima, quando si danno dei nuovi arrivi, quando si cambia così tanto durante un mercato di gennaio che per antonomasia magari non offre grandi movimenti perché è d'estate che si fanno le squadre, bisogna dare comunque anche un pochino il tempo dei nuovi di calarsi nella parte e all'allenatore di far calare i nuovi in un contesto di squadra differente e nei principi diversi. Quindi è giusto che il Teramo prosegua verso la salvezza con Guidi, che comunque sta dimostrando di saper navigare, guidare una barca che tra difficoltà in campo ed extracampo insomma ne ha avute diverse fino a questo momento. Grazie Ania. Grazie a te Andrea. Ciao Paolo. Buona serata Ania. Chiaramente noi proseguiamo con Paolo, apriamo una parentesi prima di andare in pubblicità, un po' un piccolo antipastino rispetto al piatto forte di domani sera. Reggiana Pescara oggi ha parlato a Auteri in tarda mattinata, nel pomeriggio ha parlato anche a Imodiana, tecnico della Reggiana. Quando ha parlato Diana non era ancora finita la partita di Lucca, che dunque con questo pareggio, questo 0-0 è un risultato che permetterebbe alla Reggiana di riprendere la vetta della classifica dopo il sorpasso subito lo scorso lunedì. Però ascoltiamo questo blocco di interviste, un paio di minuti circa con Auteri e Diana, e poi svisceriamo qualche tema con Paolo. Noi alla partita dell'andata non ci dobbiamo pensare più perché appartiene al passato, e poi veramente non serve andare a analizzare proprio nulla. È stata una partita, domani ce ne sarà un'altra diversa. Noi andremo in casa di una squadra che non ha mai perso, quindi ci mancherebbe altro che non abbiamo rispetto, hanno anche tanti punti in più rispetto a noi, quindi fino a questo momento del campionato qualcosa in più di noi hanno prodotto, questo è indubbio, ma noi per cultura, per mentalità, per atteggiamento,
accetteremo il confronto e andremo a giocare, fa parte del nostro DNA. Sicuramente non siamo squadra che sa speculare, ma neanche abbiamo intenzione di speculare. Vedremo quello che dirà il campo, ma la squadra, il Pescara sta bene, così come abbiamo detto prima, il campo dirà, noi abbiamo voglia di andarci a confrontare. Abbiamo lavorato molto bene, sicuramente abbiamo lavorato sul fatto che non ci siamo piaciuti a Carrara, quindi ci aspettiamo tutti sicuramente una partita migliore sotto il piano dell'attenzione, delle motivazioni. Affrontiamo una squadra che è paritaria a noi, secondo me nella qualità dei calciatori, sicuramente hanno dei punti in meno, molto probabilmente sono un pochettino più liberi rispetto a noi, di classifica soprattutto, però due squadre molto forti, secondo me, forti, che entrambe potevano essere nelle primissime posizioni, noi lo siamo, ma anche loro sono terzi, quarti, e mi aspetto una gara, loro sono anche in un buonissimo momento di forma, ma affronteranno comunque una Reggiana che farà una bella partita, ne sono convinto. Le parole di Diana e quelle di Auteri. Paolo, una squadra se vince torna prima, l'altra se vince corona questa rincorsa verso il terzo posto. Tanto ti chiedo in maniera secca, chi ha più da perdere, se c'è una squadra che ha più da perdere? Ma lo diceva anche Diana, sono d'accordo che insomma il Pescara probabilmente sarà mentalmente un po' più sgombro, un po' più libero, perché è ovvio che una cosa è giocare per il primo posto e per la promozione diretta, un'altra cosa è giocare per un eventuale terzo posto, che è sicuramente un piazzamento di indubbio valore in chiave playoff, ma non vale una promozione diretta. Io credo che avrà più da perdere la Reggiana, che per tanti mesi è stata al primo posto, che oggi vede il Modena avanti, anche se di pochi punti. Sarà una lotta fino all'ultima giornata, all'ultimo minuto dell'ultima giornata, tra le due formazioni emiliane, e il Pescara sarà un po' arbitro di questa sfida, perché domani sera giocherà al Mapei Stadium con la Reggiana, tra esattamente 15 giorni giocherà al Braglia con il Modena. Sarà anche un po' arbitro il Pescara. Esatto, sarà arbitro di questa sfida, e io mi auguro insomma che Pescara possa riscattare, ne parlava Auteri, anche quella partita dell'andata che non è scesa giù un po' a nessuno, perché Pescara perse immeritatamente, chiuse in 9, ci furono delle polemiche, un rigore che probabilmente non c'era, l'espulsione di Di Gennaro che non c'era assolutamente, quindi quella partita lasciò dei veleni, e da lì iniziarono un po' i problemi del Pescara, che poi fortunatamente in questa seconda parte di stagione sono stati in larga parte risolti. Chiaramente la Reggiana gioca per vincere il campionato, il Pescara per arrivare a questo terzo posto, che sarebbe comunque un piazzamento di rilievo, considerando il ruolino di marcia davvero incredibile di Modena e Reggiana, che il Pescara credo non avrebbe potuto comunque tenere in questa stagione. Senti, mancherà ancora Memusciai, non ci sarà Ingrosso, non ci sarà Delle Monache, è recuperato per andare in panchina Cernigoi. Insomma, ci sono alcuni ballottaggi. Ecco, intanto molto dipenderà dalla presenza o meno di Pompetti, che è convocato ma per 3 sedute in settimana non si è allenato con la squadra, reduce da un affaticamento. Ci sono anche degli impegni ravvicinati. Che scelte farà secondo te? È chiaro che, mi riferisco ad Auteri, è chiaro che se non dovesse giocare Pompetti, a questo punto dovrebbe essere scelto un centrocampo un po' più muscolare con Pontisso e Derisio. Secondo te rischierà Pompetti o no, Auteri? Io credo che lo rischierà solo se avrà le garanzie che il giocatore è in buone condizioni, perché come dicevi tu, adesso questi impegni ravvicinati costringono l'allenatore del Pescara, come anche gli altri tecnici, a fare delle scelte ponderate, perché tra l'altro a proposito di impegni ravvicinati, giovedì ci sarà un'altra gara importante per il Pescara
proprio in chiave terzo posto con la Virtus Entella, quindi bisogna tener conto di queste partite così in pochi giorni. Poi domenica prossima ci sarà la trasferta di Fermo, è chiaro che se un giocatore non è al meglio viene rischiato con qualche rischio, se mi consenti il gioco di parole, perché poi se dovesse esserci qualche problema rischi di perderlo per la gara successiva. È chiaro che questo è un Pescara-Pompetti dipendente, perché quando c'è Pompetti le cose spesso vanno bene, quando Pompetti non c'è c'è qualche problema, però bisogna dire che il Pescara in questa parte di campionato ha Pontisso e Derisio, che nel girone d'andata non aveva, quindi sono due giocatori sicuramente all'altezza di Pompetti, anche se con caratteristiche diverse. Davanti sfida tra Bomber, peraltro curiosamente nell'ottica del turnover sia Zamparo sia Ferrari nella scorsa partita sono andati in panchina, poi sono entrati e hanno segnato, e molto dei destini di questo match passa anche per la vena realizzativa di due giocatori che stanno facendo la differenza. Sì, tra l'altro Zamparo e Lanini credo che in due abbiano segnato 23 gol, vado a memoria, ma mi sembra che siano questi gol segnati da due giocatori che hanno fatto tante reti. Nel Pescara c'è solo Ferrari che è andato in doppia cifra, è chiaro che è una sfida anche tra attacchi molto forti, poi però la Reggiana invece per quanto riguarda la difesa ha subito meno gol del Pescara. Sulla carta è una partita che si preannuncia equilibrata, io credo che insomma nei giocatori del Pescara ci sia questa voglia di riscattare la brutta e immeritata sconfitta dell'andata. Reggiana che lo ricordiamo, oltre ad avere la migliore difesa del campionato, è anche imbattuta, insomma questo rende comprensibile come Pescara debba fare davvero una impresa a Reggio se vuole strappare l'intera posta. Noi ci fermiamo, poi apriamo lo spazio dedicato alla Serie D. Serie D, eccoci di nuovo con l'Abruzzo del Pallone live, scendiamo di categoria, mettiamo subito la classifica, un rapidissimo commento, un flash con Paolo, qual è il tema principale secondo te di questa classifica dopo la giornata di oggi, perché poi andiamo a vedere il tuo servizio del derby dell'Aragona. Ma guardando la classifica, non so se siete d'accordo con me, la notizia è che ci sono quattro abruzzesi sul lato sinistro della classifica e questo credo sia la prima volta in assoluto in questa stagione. Fino a qualche settimana fa ce n'erano tante sul lato destro, sì. Questa volta ce ne sono quattro sul lato sinistro, vuol perché dire... sono arrivate Chieti e prima ancora la Vastese. La Vastese, insomma, sono arrivati risultati positivi per molte formazioni della nostra regione e poi credo che si sia anche un po' riaperto il discorso per quanto riguarda la promozione diretta, perché fino a poco più di un mese fa la Recanatese sembrava che dovesse vincere in carrozza questo campionato, ora invece questi due miseri punti raccolti in quattro partite hanno riaperto direi il discorso. Ti faccio almeno una battuta, al Trastevere. Ora sembra che invece nessuno voglia vincere questo campionato, perché la Recanatese si è fermata, Trastevere e Fiuggi non ne hanno approfittato fino in fondo, peggio ancora, questa è la mia interpretazione, Notaresco e Pineto, le due abruzzesi accreditate, e Pineto si è staccato di molto, Notaresco che aveva qualche chance in più le ha vanificate con gli ultimi risultati, compreso quello di oggi. Beh sì, ma infatti nonostante questo ruolino di marcia negativo delle ultime quattro giornate, la Recanatese resta sicuramente la favorita perché a mio avviso tecnicamente è comunque la squadra più forte e perché le squadre dietro, come dicevi tu, stanno facendo a gara per fare meno punti. Diciamo che quelle più in forma sono quelle che stanno un po' troppo dietro, mi riferisco in questo momento a Vastese e Chieti, che mi sembra che siano le squadre, risultati alla mano, che stanno facendo meglio e che probabilmente sono nel miglior momento della stagione. Certo, i giocatori della Recanatese che vedono che dopo questi risultati pessimi del 2022 sono ancora in vetta, forse iniziano a capire che può essere l'anno buono, giusto, certo, e magari, certo. Magari si riprendono. Staremo a vedere intanto il derby dell'Aragona con Vastese e Castelnuovo, il servizio di Paolo Renzetti con montaggio e riprese di Loris Bennato.
Nel derby dell'Aragona fa festa la Vastese che con i 3 punti ottenuti contro il Castelnuovo irrompe in zona playoff. Per i biancorossi è arrivato il 9° risultato utile consecutivo. Amaro in bocca per un buon Castelnuovo punito oltre i suoi demeriti nei finali dei 2 tempi. Fra biancorossi e neroverdi finisce 2-0. Al 5° Vastese insidiosa con un colpo di testa di Ceccacci che non inquadra lo specchio della porta. Si gioca sin dall'inizio su buoni ritmi con le 2 squadre che si equivalgono senza però riuscire a pungere. Bisogna così attendere il 28° quando Lorenzo Emili per gli ospiti conclude in area con la palla che tocca Lonzi mettendo in difficoltà Di Rienzo che salva in angolo. Al 29° Bubalo va in gol per il Castelnuovo ma in posizione di fuorigioco con il direttore di gara che annulla. Match equilibrato con le emozioni che arrivano con il contagocce. Al 32° ancora Bubalo per gli ospiti, una buona opportunità ma in area Vastese conclude debolmente. Al 33° invece sul fronte opposto capita a Sansone una ghiotta opportunità ma il giocatore biancorosso svirgola mettendo la sfera al lato. Al 36° sembra fatta per la squadra di casa ma sugli sviluppi di un angolo Di Filippo in area neroverde colpisce clamorosamente il palo che salva Natale. Al 43° si registrano le vibranti proteste ospiti per un sospetto tocco con la mano in area di Di Filippo con Castellano Di Nichelino che lascia proseguire. Si arriva così al 46° minuto nel primo dei 2 di recupero quando su cross dalla destra il portiere del Castelnuovo Natale forse disturbato manca la presa della sfera che arriva alle noci che ha postato sul secondo palo non sbaglia segnando il gol dell'1-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al 5° pericolosissimo il Castelnuovo con un missile di Lorenzo Emili che sfiora il pareggio con la palla che finisce fuori davvero di un nulla. Gli ospiti attaccano a testa bassa con maggiore convinzione alla ricerca del pareggio e con Lorenzo Emili che ci riprova al 26° mancando di poco il bersaglio grosso. La gara dell'Aragona resta aperta con al 31° il salvataggio sulla linea di un difensore ospite su tiro di Alonzi. Il finale di partita vede poi al 47° la rete del 2-0 di Stivaletta che sugli sviluppi di un angolo di testa mette alle spalle del portiere del Castelnuovo e chiude di fatto il derby che regala 3 punti d'oro dal sapore playoff alla Vastese che al 96° con Tancredi fallisce anche il 3-0. Amaro in bocca per il Castelnuovo, ora davvero inguaiato in classifica e mercoledì ci sarà il recupero di campionato con il Pineto. Una vittoria da Derio che ha il sapore dei playoff perché da questa sera la Vastese è 5ª in classifica e a 9 punti dal primo posto. Io non guardo la classifica precisamente dalla 5ª giornata del girone d'andata e non la guardo. Io vado al campo per guardare i miei giocatori, la mia squadra, tutto quello che fanno fuori, i conti, i conteggi, le classifiche. Io so che cosa deve fare la mia squadra e cosa dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo pensare a una cosa solamente, lavorare. E preparare le partite come ogni settimana, questo è il nostro lavoro, non possiamo fare illazioni, non ci possiamo permettere distrazioni, lo ripeto, sono noioso e antipatico, la mia vita mi ha insegnato, calcistica, mi ha insegnato ad avere equilibrio, non mi esalto e non mi deprimo. Mi interessava che la squadra ritornasse a giocare come sa e l'ha fatto per tutta la partita. Non mi sembra di aver subito, abbiamo perso una partita 2-0 senza aver subito qualche occasione da gol, niente, quindi noi ne abbiamo avute tante situazioni dove potevamo con un po' più di precisione magari far gol noi. La squadra ha lottato fino alla fine, dispiace perché per i 2 gol, perché due infortuni diciamo ci hanno fatto perdere questa partita, però la strada è questa da seguire, cioè da essere ancora più cattivi, ancora più decisi, ancora più determinati, perché la classifica è quella che è e noi dobbiamo tornare velocemente a fare punti. Allora Paolo, una Vastese col vento in poppa, 9 risultati utili consecutivi, e una classifica che sorride tanto, ma tanto da Derio non la guarda.
No, Dario non la guarda dalla quinta giornata, però forse i giocatori stanno iniziando a guardarla, anche i tifosi, e credo che insomma la Vastese possa dire ancora qualcosa in questo campionato. Probabilmente per il primo posto è tardi, a meno di un crollo di Recanatese e Trastevere, di una serie di risultati utili e di vittorie per i biancorossi. Però se noi andiamo a vedere dove si trovava questa squadra qualche mese fa, io credo che ci possa essere grande soddisfazione nei tifosi biancorossi, perché ovviamente 6 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 9 partite dicono che questa squadra è in un momento di grande forma e in un momento, diciamo, molto positivo. E domenica prossima ci sarà un'altra gara all'Aragona con il Matese, partita non semplice perché il Matese è squadra notoriamente ostica, ma che potrebbe ulteriormente lanciare la Vastese ancora di più in classifica. Cosa è cambiato nella Vastese in questi 2 mesi? Ma io credo che sia cambiato soprattutto un fattore. Se tu ricordi, Andrea, alla Vastese nel girone d'andata era capitato quello che poi è capitato al Castelnuovo: partite rinviate per il Covid, tanti giocatori fuori, qualche infortunato. Una volta che sono passati questi problemi, una volta che D'Addario ha riavuto a disposizione tutti i giocatori, la musica è cambiata, perché noi, se ricordi, ci meravigliavamo di come questa squadra, nomi alla mano, si trovasse qualche tempo fa in una situazione di classifica non idilliaca. Quando tutti gli anelli sono tornati al loro posto, la Vastese ha iniziato a fare risultato, e noi lo dicevamo all'inizio della stagione, questa è una squadra da playoff. Allora, prima di parlare del Castelnuovo, vediamo i 2 episodi della Moviola che potrebbero aver inciso, sono comunque episodi, quindi possono andare un po' a intaccare il corso della partita. Proviamo a commentarli. Partiamo dal primo episodio, un presunto fallo di mano di Di Filippo nell'area di rigore della Vastese, quindi Castelnuovo che reclama per un calcio di rigore. Io francamente, nel vedere l'azione, sono dubbioso sul fatto che Di Filippo abbia toccato la palla col braccio. È un po' largo il braccio, però... No, che il braccio sia un po' staccato, sì, ma siete sicuri che sia spalla, col... è spalla. Ma spalla, ma forse anche la zona del petto vicino all'ascella. Non sono sicuro che abbia toccato la palla. A me sembra spalla, sinceramente, però... Per quanto mi riguarda, questo non è rigore, perché da quello che vedo, la sensazione che ho è che lui la prenda con il petto, quasi ascella, e non con il, braccio. Non so, Paolo, cosa ne pensi tu? Guarda, vedendolo a velocità normale dalla tribuna ho avuto diversi dubbi, rivedendo adesso queste immagini ho meno dubbi, diciamo che... probabilmente la decisione dell'arbitro. Poi tra l'altro stata... se anche fosse braccio, siamo proprio quasi all'altezza della spalla, esatto, lì dove c'è spalla petto, braccio proprio, quindi sì, insomma, diciamo, che insomma probabilmente in questi casi molti arbitri non darebbero il calcio di rigore. Vediamo l'episodio successivo che avviene poco dopo, è il gol di Lenoci, il gol con cui la Vastese sblocca la partita. C'è o no una carica su Natale? Qui rivediamo, e in effetti c'è quella gamba galeotta. Io non so quanto incida sull'errore di Natale, però quella gamba galeotta c'è. Dopo, e probabilmente vediamo, sbilancia un po' Natale, che lì è in presa. E dopo il gol di Lenoci vediamo che Natale, proprio a mani alzate, si rivolge verso l'arbitro, protesta in maniera abbastanza insistita. Ma qualche dubbio c'è, però non lo so. Siamo in area piccola, il portiere è sacro, io qui sarei intervenuto, fossi stato nell'arbitro. Non so se l'arbitro ha notato quel contatto tra il piede del giocatore della Vastese e Natale. Mi sembrava ben piazzato, perché era in linea, forse parzialmente coperto da questo giocatore della Vastese, però... Io credo che
abbia potuto abbastanza vedere. Poi vediamo se andiamo avanti con le immagini, dopo il gol di Lenoci, vediamo che Natale protesta, è chiaro che si lamenta, e abbiamo capito il motivo, ci poteva stare l'annullamento. Sei d'accordo con Aldo Fattore, il nostro amico Aldo, che salutiamo, ha scritto: complimenti a D'Addario, bisogna complimentarsi con lui perché con un organico non all'altezza di altre squadre abruzzesi, ora è la migliore delle cugine, è a pari punti col Notaresco, però è un apprezzamento importante che io condivido al lavoro di D'Addario. Allora, saluto innanzitutto Aldo, condivido pienamente la sua osservazione, e dico anche altro, che io mi meraviglio di vedere un allenatore come D'Addario allenare in Serie D. Perché è vero che D'Addario non è più giovanissimo, non è più un ragazzo di primo pelo, ma questo tecnico secondo me avrebbe potuto continuare ad allenare anche in categoria superiore e dunque in Serie C. È un grande lavoratore, è una persona seria, qualche volta un po' burbero, però credo che possa dire ancora la sua, e perché no, avrebbe potuto secondo me allenare anche in Serie C. Da D'Addario a Di Fabio, cos'ha il suo Castelnuovo che, al di là dei rinvii per Covid, è in una serie negativa e la classifica dopo un discreto inizio è addirittura precipitata? Se la riguardiamo, è vero che c'è, dopo la sconfitta nel recupero col Vasto Girardi, c'è questo altro recupero da giocare mercoledì contro il Pineto, e sarà peraltro una gara molto difficile per il Castelnuovo, ma terzultimo posto più 9 da una zona di retrocessione che mi sembra piuttosto cristallizzata, ma comincia a esserci già un po' di distacco dal Monte Giorgio, che chiude la zona play-out. Ora Castelnuovo ha intanto l'obiettivo possibilmente di uscire dalla zona play-out, se non dovesse succedere deve comunque mantenere un distacco che consenta al Castelnuovo di giocare lo spareggio alla fine. Manca ancora tanto alla fine del campionato, ok, i recuperi, però terzultimo posto. Premetto che non conosco molto il Castelnuovo, che ho visto per la prima volta oggi. Però che impressione ti ha fatto oggi? È una squadra forse che oggi ha esordito Bubalo. Sì. L'ultimo innesto. Che, è stato anche, ha segnato un gol in fuorigioco, poi giustamente annullato, però si è mosso bene questo ragazzo. Beh, una squadra, si vede che ha paura probabilmente ora di questa classifica, non gioca tranquilla, ma credo che ultimamente anche gli episodi dall'esterno siano stati contrari al Castelnuovo. Oggi è arrivata questa sconfitta, ma voglio dire, il Castelnuovo la partita l'ha giocata, ha avuto anche qualche occasione, quindi io credo che insomma la squadra sia destinata a crescere, sia destinata a risalire la classifica. Probabilmente, lo dico sempre da osservatore esterno, questa squadra ha perso in questa stagione qualche giocatore importante che probabilmente non è stato adeguatamente rimpiazzato e sostituito nel mercato. È un Castelnuovo. Marianeschi non ha fatto un grande campionato, ma via lui, via Corticchia, via Ripa. Quindi sono andati via degli under, ma degli over che erano comunque la spina dorsale di questa squadra. È evidente che qualcosa si è inceppato. Sì, perché solo in parte sono stati sostituiti, perché ora è arrivato Bubalo, è arrivato anche Sparvoli, ma Sparvoli, con tutto il rispetto, è un giocatore che viene dall'Aquila, è stato allo Spoltore, un giocatore che io ricordo in Serie D ai tempi del Miglianico, ai tempi un ragazzo sicuramente bravo, però ormai all'età che ha, ricimentarsi con la Serie D, insomma, punto di domanda. E questo quello che stavo un po' sottolineando, che il Castelnuovo è uscito un po' indebolito da alcune operazioni di mercato, la squadra adesso è questa. Io mi auguro, spero che il Castelnuovo possa salvarsi anche senza l'ausilio dei play-out, ma non sarà semplice, perché ora bisognerà andare avanti con questa squadra. Probabilmente andava fatto, a mio avviso, qualche operazione di mercato diversa, più incisiva per rinforzare soprattutto la squadra in difesa, ma anche nel reparto centrale del campo. Bubalo in campo dal primo minuto, Sparvoli è entrato negli ultimi 10 minuti, oggi, quando il Castelnuovo era sotto di un gol.
Grazie Paolo. Grazie a te Andrea. Noi ora andiamo a vedere il servizio relativo alla vittoria del Pineto sull'Alto Casertano per 1-0. Ascoltiamo anche le interviste. Nel frattempo tra poco ci raggiungerà proprio colei che ha firmato il pezzo, Roberta Di Sante. Grazie Paolo. Grazie. L'imperativo era centrare i tre punti, ma per il Pineto targato a Maolo 3.0 è stato tutt'altro che facile, a dispetto della posizione in classifica, riuscire ad avere la meglio su un'attenta e determinata Aurora altocasertano. Termina 1-0 con una rete sotto misura di Paoli, ma quanta sofferenza per gli adriatici, che approcciano bene la contesa e si fanno vedere in avanti già al quinto, con il neo arrivato Minella gettato nella mischia fin da subito da Maolo nel 4-4-2 iniziale, che però spara fuori bersaglio il diagonale sul corner di Pezzotti. Si ripetono i biancazzurri al quarto d'ora, Romano scarica all'indietro, il velo di Pezzotti e il piattone di Mininclerri chiamato a svariare su tutto il fronte d'attacco, che prova a piazzarla senza fortuna. Quindi ancora il fantasista al 27esimo, se ne va per vie centrali e apre per Cascione, che prova a servire Romano sul secondo palo, ma è attenta la retroguardia campana. Nella seconda parte del primo tempo gli ospiti, che si chiudono bene in difesa, si fanno pericolosi sulle ripartenze. Al 39esimo Palumbo riceve palla sulla tre quarti, supera Cascione e se ne va tutto solo, ma non riesce ad avere la meglio su Mercorelli in uscita. Al 41esimo scontro di gioco al limite dell'area tra Lepri e Capaldo, con il giocatore campano ad avere la peggio. Si infortuna alla spalla il centrocampista ed esce lasciando il posto a Balsamo. Ultimo lampo dei primi 45 minuti al 43esimo, quando Maidana riceve dalle retrovie, prova a superare Mercorelli, cade a terra e viene ammonito per simulazione. In avvio di ripresa Maolo fa entrare Mesisca, di ritorno dall'esperienza in rappresentativa per Capaldo. Sono gli ospiti però in apertura all'ottavo a farsi vedere con una conclusione da fuori bloccata a terra da Mercorelli. Mercorelli chiamato in causa anche al 17esimo sul corner insidioso di Amabile. La risposta del Pineto al 19esimo con la rovesciata in area di Mininclerri, che però termina. La gara non si sblocca, i biancazzurri faticano a trovare spazi e alla mezz'ora il Pineto rischia grosso, quando Romeo vede Mercorelli fuori dei pali e fa partire la conclusione dalla grossa distanza, che per poco non beffa i biancazzurri. Quando ormai lo 0-0 sembra concretizzarsi, però al 35esimo il Pineto riesce a sbloccare il risultato affidandosi ai suoi uomini più esperti, Mininclerri a propiziare l'azione con una conclusione da fuori che costringe Vitiello alla corta respinta, sulla quale si avventa Paoli, che di testa insacca alle spalle del numero 1 campano, firmando il definitivo 1-0, che regala ai biancazzurri una vittoria casalinga che mancava addirittura dallo scorso 7 novembre. Una beffa per l'Aurora Alto Casertano, che ha giocato la sua onesta partita mettendo in difficoltà gli adriatici. C'è ancora tanto da lavorare per il tecnico marchigiano e subito un'altra sfida all'orizzonte, con i biancazzurri attesi mercoledì dal recupero del derby contro il Castelnuovo. Ma che ci fosse stata la sofferenza lo sapevo prima di iniziare la gara. D'altronde domenica hanno pareggiato in 10 contro il Tolentino, che oggi ha battuto il Trastevere, quindi questi risultati già lascia pensare e credere che non c'è niente di facile in questo campionato, bisogna giocare le partite. E quando poi sembra tutto scontato che il risultato, guardando la classifica, sia facilissimo, poi vi siete resi conto anche voi, così non è. E interessavano i tre punti, sono arrivati, sicuramente possiamo fare molto meglio, la squadra giocava contratta, nervosa, più passava il tempo più magari c'era la paura che anche oggi non arrivasse la vittoria. Secondo me la prima mezz'ora abbiamo fatto molto bene sugli esterni, sull'esterno siamo andati bene con Bruno Cascione dalla parte, con Mininclerri di qua, con Pezzotti, abbiamo messo diversi palloni, lì forse dovevamo essere più cattivi, incisivi sotto porta. Poi dopo sicuramente è venuto fuori qualche ripartenza della squadra avversaria, un po' ci ha messo sinceramente in difficoltà, però poi con una buona giocata abbiamo sbloccato questo risultato e l'importante era i tre punti. Ce lo domandiamo anche noi, come mai questa classifica? Noi abbiamo iniziato una nuova fase con molti under in campo. Oggi, senza nulla togliere a Pineto, perché anche loro l'hanno giocato, però credo che questa sconfitta sia immeritata, poc'anzi l'ha sottolineato stesso lei.
Noi giochiamo partita per partita, vogliamo onorare questo campionato perché fino all'ultimo, finché la matematica non ci condanna, noi ci giocheremo tutto, daremo la vita su ogni campo. Eccola Roberta Di Sante. Ciao Roberta, buonasera. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora, vittoria doveva essere, vittoria è stata, però striminzita. Cioè la scossa che ci si poteva aspettare col cambio in panchina, se guardiamo la prestazione, non c'è stata. Allora, sì, effettivamente la vittoria c'è stata, i 3 punti erano fondamentali, però ci si è faticato veramente tantissimo, più che striminzita, perché comunque ci può stare un 1-0 come qualsiasi tipo di risultato, ma quello che fa riflettere è il fatto che questa vittoria sia stata molto sofferta, molto sofferta, perché... creando anche poco. Vedere le immagini, in realtà allora, il Pineto è partito bene, sfruttando anche bene il nuovo modulo con Mininkleri, questa sorta di 4-4-2 varato da Mauro con Mininkleri, che però si stacca e va a giocare tra le linee, a fare da collante tra attacco e centrocampo, ed è partito bene creando anche qualche occasione in avvio, sulle quali però poi non sono stati abbastanza lucidi, abbastanza cattivi. Poi però la squadra si è persa, probabilmente Amaulo lo diceva nell'intervista, è riemersa un po' quella paura, quel trip mentale che io continuo a dire da settimane, sì. Per cui la squadra è cominciata a giocare in maniera nervosamente, erano troppo frettolosi, sprecavano via troppi palloni negli ultimi 30 metri, e probabilmente è dettato anche da un punto di vista psicologico la cosa. Ovviamente dicevi della scossa, Amaulo non ha bacchetta magica, certo. I problemi c'erano, se non si vinceva in casa dal 7 di novembre, ovviamente non tutti i problemi possono essere imputati a Marco Pomante, quindi cioè, la scelta di Brocco sì, era quella di cercare di ridare una certa vitalità all'ambiente, andando a sacrificare l'allenatore, però adesso sono anche i giocatori che devono in qualche modo... che sembrano giù di tono. Sì, perché poi quando i risultati non arrivano, e diciamo anche che probabilmente ci si aspettava un campionato diverso, gli stessi giocatori si aspettavano, certo, un campionato si diverso. Sono un po' demotivati. Per cui mancano, però oggi mi ha sorpreso, mancano anche un po' gli stimoli. Amaulo è partito con il doppio centravanti, Minella più Romano. Sì, assolutamente. Come li hai visti? Non mi sembrano molto assortiti. O sbaglio? Io non ho visto la partita, quindi giro a te la considerazione. Guarda, lui ha provato a metterli entrambi in campo dal primo minuto, cercando di utilizzare Romano per fare un po' più il lavoro sporco, sì, mettiamola così, da giocatore che comunque fa salire un po' la squadra, cerca, e invece Minella utilizzato proprio come centravanti puro per cercare di finalizzare, poi sì, di andare a concretizzare l'azione. Il problema è che non si arriva per molte volte in area di rigore. Esatto. Il problema è appunto nella manovra. Esatto. In settimana, oltre ad Amaulo, è stato presentato il nuovo direttore sportivo, era già dietro le quinte, ora è stato portato in avanscoperta. Parliamo di Moreno Sacchetti, che molti ricorderanno, chi segue i campionati dilettantistici in varie squadre, Alba, Rosetana, Montorio, se non mi inganna la memoria, collaborava già da tempo col Pineto. E a proposito di nuovi giocatori, oggi ha debuttato Minella, ci potrebbe essere qualche altra novità che bolle in pentola? Hai raccolto qualcosa? In realtà, allora, di novità imminenti probabilmente no. L'unica indiscrezione che posso dare per questa sera è che c'è l'ex esterno, l'ex Teramo Di Matteo. Luca Di Matteo, esatto, che si sta allenando a Pineto da qualche giorno, però che non è ancora entrato a far parte della rosa, non sappiamo se poi effettivamente entrerà a farne parte, perché comunque è un giocatore che era fermo da parecchio, veniva, sì, da un infortunio, sì, importante, che è comunque fermo da parecchio tempo, adesso si sta allenando da qualche giorno a Pineto, vedremo.
Peraltro, gli facciamo un in bocca al lupo a Luca Di Matteo. Che altre considerazioni, io oggi ho parlato proprio a fine partita, ho scambiato due battute con Moreno Sacchetti proprio per cercare di capirgli qualcosa, ma per il momento sembrerebbe nulla all'orizzonte. Lui stesso in conferenza ha detto venerdì, questa è una squadra comunque importante, i giocatori non mancano, ci sono, bisogna tirare fuori il meglio da loro, bisogna un po' rimotivarli e in tal senso col nuovo allenatore anche il lavoro della società, della dirigenza, proprio quello di voler tirare fuori il meglio da chi già c'è, visto che comunque la materia prima non manca, anche se sono andati via dei giocatori importanti. Esatto, lì volevo arrivare sicuramente. A chiudere rapidamente, Roberta? Sì, sicuramente se è ringiovanita, qualche giocatore importante è stato perso, però sicuramente quelli che ci sono possono e devono fare di più. La chiudo qui. Benissimo, resta qui, tra poco spazio al Chieti e poi all'altro derby tra Notaresco e Nereto, prima la pubblicità. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone live, salutiamo Stefano Recanati in piattaforma, ciao Stefano, ben ritrovato. Ciao a tutti, buonasera. E allora, intanto raccontaci, prima di vedere il servizio, scaldiamoci un po' così, che finale di gara è stato, perché il Chieti ha segnato il gol partita, poi è successo il putiferio. Eh sì, proprio così, perché poi le due panchine non se le sono mandate a dire quando poi il gol è arrivato al 47esimo, quello di Puglielli, c'era stato il gol fantasma che poi rivedremo segnato dal Porto d'Ascoli, qualcuno quando è andato a esultare si è girato verso la panchina, si è lasciato andare a qualche parolina, qualcuno del Porto d'Ascoli non c'è stato, tra i primi napolano, e poi sono fioccati dei cartellini rossi e il finale si è un po' scaldato. Insomma, un po' di far west mi pare di capire. Allora andiamo a vedere il servizio e poi l'intervista post gara a Mariani del Chieti. Non ha parlato nessuno del Porto d'Ascoli, c'era evidentemente molta amarezza e anche nervosismo per il verdetto del rettangolo di gioco. Stefano Recanati, Karim Finotti, il servizio. Chieti, quattro bellezze ed ora da queste parti sognare non costa nulla. Al cospetto di un Porto d'Ascoli arcigno e quarto in classifica non a caso, i neroverdi buttano il cuore oltre l'ostacolo e in pieno recupero portano a casa tre punti fondamentali per il proprio cammino futuro. Gara affidata a Domenico Mallardi di Bari. Prima parte di gara di studio tra le due squadre, ma a farsi preferire il Chieti che si fa vedere dalle parti di testa al dodicesimo con una girata di testa di Orlando da centro area con la sfera che termina al lato. Qualche minuto più tardi ci prova anche Fabrizi con una conclusione delle sue, ma per lui questa volta la mira non è precisa. I teatini provano ad approfittare di questo momento e chiudono la formazione marchigiana nella propria metà campo. L'episodio a favore dei neroverdi che sblocca il parziale al ventesimo. Calcio di punizione di Mariani scodellato in mezzo, il tiro di Mele viene ribattuto con il braccio da D'Alessandro e per il direttore di gara nessun dubbio nell'indicare il dischetto tra le timide potesse degli arancioni ospiti. Trasformazione affidata allo stesso centrocampista che spiazza testa e va a festeggiare sotto la Volpi il suo primo gol stagionale. Premiati dunque gli sforzi offensivi della squadra di casa, ma il Porto d'Ascoli ha una buona occasione poco prima della mezz'ora. Calcio di punizione da posizione invitante per un giocatore dalle capacità balistiche come Napolano, ma nell'occasione il numero 10 non riesce a dare l'effetto giusto con la sfera direttamente tra le braccia di Forti. Dopo un solo minuto di recupero si va negli spogliatoi con i neroverdi avanti per 1-0. Ad inizio ripresa cambia Ciampelli, fuori Marini, ammonito, dentro Evangelisti, ma le cose per il Porto d'Ascoli si mettono subito male. Fallo ruvido di D'Alessandro sulla zona mediana del campo, per lui doppio giallo e doccia anticipata. Nonostante questo, meglio gli ospiti in avvio di ripresa che al dodicesimo ci provano dalla distanza con Pietro Paolo, pallone di pochissimo fuori. Il Chieti più compassato non riesce, così come fatto nel primo tempo, a chiudere gli avversari nella propria metà campo e un episodio permette agli ospiti di pareggiare. Punizione a premiare l'inserimento di Spagna, il quale gira verso il secondo palo con la sfera preda di Forti. La palla non sembra aver superato la linea di porta, sì invece per il secondo assistente De Chirico di Molfetta, che indica il centrocampo al direttore di gara tra le vibranti proteste nero-verdi che lamentano anche una carica al portiere. Lucarelli inserisce anche Verna, Koulibaly e Puglielli per dare centimetri e qualità alla manovra offensiva e all'ultimo respiro il Chieti passa in vantaggio. Pietro Antonio dalla sinistra pesca sul secondo palo proprio Puglielli che irrompe di testa e mette le spalle di testa. Festeggiano i tifosi in tribuna mentre sul campo si accende una mischia tra le due panchine a farne le spese Napolano da una parte e mister Lucarelli dall'altra. Alla ripresa del gioco Porto d'Ascoli rimane addirittura in 9 per l'espulsione di Rossi, reo di aver centrato con
una gomitata Orlando. Al termine dell'extra recupero, gioia grande in casa neroverde, che con questi tre punti vede ora distante la zona playoff, lontana soltanto due lunghezze. Finale amaro per il Porto d'Ascoli, che già pregustava il pareggio e invece torna a casa a mani vuote. Tre punti arrivati all'ultimo respiro che paradossalmente un girone fa non sarebbero mai arrivati. Come ve lo spiegate? Il Chieti è cambiato? Ma il Chieti non è cambiato, ripeto, cioè, noi sapevamo della nostra forza, sapevamo del nostro lavoro e siamo stati tranquilli, quindi questa è stata la nostra forza, rimanere tranquilli, rimanere tutti uniti dalla società, dal presidente, dal patron fino al magazziniere, siamo rimasti uniti. Sapevamo che stavamo facendo bene, che magari qualche risultato non stava arrivando, però quella era la strada giusta e adesso si sta vedendo. Ma penso che la prestazione è stata buona, ma buona da parte di tutti. Quando si vince vuol dire che si fa qualcosa di importante, siamo contenti tutti. Io faccio un plauso a chi è entrato, perché chi magari sta giocando un po' meno e oggi ha dato la giusta, il giusto valore a quello che fa in allenamento, e quindi noi dobbiamo continuare così. Quattro vittorie consecutive, chiedi che a tre punti dalla zona playoff, qual è il prossimo obiettivo? Ma noi non ci dobbiamo porre obiettivi, dobbiamo ragionare partita per partita. Adesso ci riposiamo, prepariamo domenica una trasferta difficile, lo sappiamo della forza del Fano, però noi siamo tranquilli, andremo a Fano a giocarcela a viso aperto, magari facendo tre punti per dare continuità e per cercare di fare qualcosa di importante finale. Beh, anche dalle immagini della curva Volpi, Roberta, insomma, Chieti sta tornando con grande entusiasmo, anche cavalcando i risultati ottimi di questo 2022 del Chieti. Sicuramente dopo, insomma, aver messo insomma, le pedine giuste, aver trovato i propri equilibri, il Chieti è cresciuto tantissimo. È bello vedere poi tra l'altro il ritrovato entusiasmo in una piazza come quella di Chieti, che ha telecamere spente, dicevamo, insomma, non ci sono piazze che hanno la possibilità di avere, insomma, una tifoseria come quella del Chieti, che sicuramente va a costituire tra l'altro quel famoso undicesimo, dodicesimo uomo in campo che in questi campionati in determinati momenti poi può fare la differenza. Sicuramente è una squadra in crescita, una squadra che andando avanti così, ovviamente quando poi i risultati cominciano ad arrivare, dopo che c'è stato anche, dopo che si è sfatato anche il tabù dell'Angelini, ovviamente ritrovi anche da un punto di vista mentale e non solo da un punto di vista del gioco, certo, quell'energia che poi ti porta anche a risolvere situazioni come queste. Stefano, bello vedere anche questa simbiosi, no, tra la squadra e i tifosi, che sono sempre vicini, però chiaramente in questo momento si sente molto questo grande legame, questo grande attaccamento. Sì, si sente, ma è poi è quello che succede quando le cose vanno bene, succede un po' a tutte le parti. Chieti, la tifoseria, bisogna dire la verità, è stata sempre vicina alla squadra, anche nel girone di andata quando le cose non andavano nel verso giusto. Poche volte la tifoseria proprio della Volpi ha fischiato o ha rimandato indietro, come si dice in questi termini, queste occasioni, la squadra indietro dal saluto finale, anche quando le cose andavano male. Adesso le cose vanno bene, torna gente allo stadio, la si vede anche prima della gara, quando tu vai e vivi i momenti prima della partita, ecco, si è ricreato l'entusiasmo e l'entusiasmo lo fa anche un campionato che non è quello dei migliori, quello del girone F di Serie D, non è quello degli anni passati, e quindi perché no, il Chieti può sognare con questi risultati. Vediamo gli episodi da Moviola di questo match, ce ne sono stati tanti, anche col Porto d'Ascoli che ha chiuso la partita in 9 uomini, c'è stato anche un altro espulso dalla panchina, molto pesante, perché Napolano è un giocatore fondamentale per questa squadra e mancherà almeno la prossima partita, ma si attendono decisioni pesanti del giudice sportivo. Andiamo col primo file da Moviola, poi chiaramente chiederò a Stefano di commentarci. Intanto, ecco, sul primo gol, no, questo è il gol dell'1-1. Allora, sì, qual è la tua versione, Stefano? Allora, qui c'è un tocco di Spagna, poi vanno a contrasto di Renzo e passa l'acqua, la palla si impenna e il portiere
in questo caso Forti, abbranca la sfera prima della linea, poi viene toccato da un giocatore del Porto d'Ascoli e a questo punto forse la palla ha superato la linea, ma se allora, questa palla ha superato la linea c'è una carica. Questo è un fallo clamoroso. Allora, se la palla è entrata prima... No, la situazione mi sembra molto semplice, Stefano. Forti prende il pallone quando il pallone è ancora al di là della linea di porta, quindi è in campo, qui non è gol. Certo. Poi lui col peso del corpo finisce dentro la porta perché c'è il difensore che va al contrasto, qui lo prende e in questo momento vedete che Forti, che scenderebbe fuori la porta, in realtà atterra dentro proprio a causa di questo contatto. Quindi poi lui entra col pallone dentro la porta ed è gol, ma è un gol irregolare perché c'è una carica colossale. Il difensore, ma incredibile come il direttore di gara abbia concesso questo gol. Ma il direttore di gara non aveva visto la palla dentro, è stato il segnalino a indicare la palla dentro. Sì, ma in effetti il direttore di gara avrebbe dovuto vedere più che il gol, non gol, doveva vedere la carica sul portiere. Poi sì, l'assistente ha dato il gol. Questo è un errore clamoroso perché a me sembra davvero evidente il fatto che Forti prende la palla normalmente, atterrerebbe in campo e finisce dentro a causa di questo contatto con il, mi pare sia un difensore del Porto d'Ascoli. È il numero 6, sì, difensore. Sensi in ama scoperta. Quindi insomma, questo era un gol assolutamente da annullare. Vediamo, c'è un altro episodio, mi pare? Sì, vabbè, il calcio di rigore. Sì, c'è questo pallone squadellato in mezzo, pallone per Mele, c'è questo fallo di mani di Marini che viene poi ammonito, il direttore di gara ha decretato subito il calcio di rigore, c'è cioè fallo di mani secondo me che, sì, che c'è. Ci sta. Rigore c'è, giusto concederlo. Non so se c'è altro. No, non mi pare. Ok, Stefano, quindi insomma il Chieti come esce fuori da questa partita? Il nervosismo del Porto d'Ascoli è dettato anche dal fatto che per il Porto d'Ascoli era importante almeno non perdere e tenere il Chieti a distanza. Invece il Chieti si avvicinano in tante e la piazza playoff dunque è a rischio. Ancora di più se consideriamo che mancherà D'Alessandro la prossima partita. Non so se c'è il derby, mi pare ci sia il derby. Sì, c'è Sam Porto d'Ascoli. Allora sono provvedimenti ancora più pesanti perché Napolano, l'ex, non giocherà. Non giocherà neanche D'Alessandro e l'altro ragazzo espulso, Rossi mi pare. E Rossi. Tutti e tre fuori in un derby che sarà molto difficile perché la Samb ora è molto più forte rispetto all'andata e vuole vendicare anche il risultato del girone d'andata. Quindi che Chieti viene fuori, Stefano? Viene fuori un Chieti che ha delle ambizioni importanti, nel senso che questa squadra, questi tipi di partite qua, nel girone d'andata, come abbiamo chiesto anche a Mariani, non le avrebbe mai vinte. Quindi è una squadra che dopo aver preso consapevolezza, dopo aver sfatato il tabù Angelini, dopo aver inanellato la vittoria contro la Recanatese da prima della classe e altre tante partite importanti, è una squadra che prende consapevolezza di quelle che sono le sue forze, di quella che è la compattezza del gruppo, e perché non può a questo punto non sognare un piazzamento nei playoff, che sarebbe il mettere le basi per poi una stagione importante, quella che chiedono i tifosi alla società nella prossima annata, e anche un modo per cancellare quella che è la disastrosa annata di 2 anni fa in Serie D. Il nome di Dimino inizia a circolare sui taccuini di alcuni direttori sportivi di società professionistiche. Come ha giocato oggi e se c'è qualche elemento del quale vuoi sottolineare la prova oggi? Sono di Dimino, perché poi lo pensavo anche quando eravamo in cronaca oggi pomeriggio. Dimino, vi facevo il nome di Dimino anche quando il Chieti non andava bene. A me mi è piaciuto sempre questo ragazzo perché si è sempre applicato, forse non veniva fuori quella che è la sua forza. Invece oggi, con il Chieti che vince, con lui che ha più tranquillità, la squadra più tranquillità, oggi ha fatto dei numeri pazzeschi, in velocità è andato via con una solata stile futsal, è andato via un giocatore. Cioè, è un giocatore che sulla fascia è devastante. E va poi bene, Stefano. È il collettivo che oggi ha fatto bene, non c'è un giocatore in più, il collettivo che ha fatto veramente una grande prova. Anche se con la squadra in superiorità numerica forse il Chieti poteva fare meglio, cioè mi pare che abbia fatto
una partita migliore 11 contro 11 che 11 contro 10, mi è passo di capire. Sì, ma è così, ma perché secondo me c'è quell'errore di rientrare, quando tu hai fatto un primo tempo alla grande, c'è l'errore di rientrare in campo con dici tanto il gol lo faccio. Poi l'episodio dell'espulsione ti viene, tra virgolette, contro, perché comunque tu ti diventi ancora più compassato, stai lì e ti adagi. E poi all'improvviso arriva questo gol. Bravo. E poi questa volta il Chieti fa gol e vince la partita. Però devo dire che il gol di Puglielli, per come è arrivato questo gol, la dice lunga di quanto il Chieti volesse vincere, perché si è buttato su quel pallone e ha vinto il contrasto. Sì, ma poi da quinto è entrato, sì, ha fatto un bellissimo gol. Grazie Stefano. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao Stefano. Allora, vediamo il servizio relativo all'altro derby di giornata, questo 0-0 tra Notaresco e Nereto, uno 0-0 che non serve a nessuno, al Nereto che resta lontanissimo dalla zona play-out e il Notaresco che perde un'altra opportunità. Vediamo. Sono diversi i cambi di formazione operati da Massimo Epifani, costretto a rinunciare agli squalificati Frederick e Diarra, e con Bruno e Maio non al meglio che partono dalla panchina. Sorrini ritrova una maglia da titolare con Bellardinelli che si sposta a sinistra. Conferma per Scimia in mediana, Dorato la punta centrale del tridente composto da Valenti ed Esposito. Ben 8 gli under nello scacchiere iniziale per il Nereto di Mister Del Grosso, con fascia di capitano affidata all'ex Salvatori. Non è passato neanche un minuto di gioco quando Esposito va via al diretto avversario Scatozza, che lo stende al limite dell'area di rigore, forse dentro. Punizione dal limite e giallo per il numero 3 ospite. Il piazzato dell'ex Campobasso non crea pericoli a Palermo. Il Notaresco inizia l'incontro a testa bassa ed è un altro piazzato, al 17° di Valenti, ad impegnare seriamente il numero 1 ospite. I rossoblù di casa premono, fanno collezione di calci d'angolo, ne arrivano 3 consecutivi al 26° e su uno di questi la battuta al volo di Pesce, con splendida coordinazione, sembra vincente, ma Palermo è ancora risolutivo con un balzo prodigioso negando la gioia della rete al numero 8 di casa. Qualche istante più tardi ci prova 2 volte Dorato, prima con un colpo di testa di poco sul fondo e neanche un minuto dopo non riuscendo a sfruttare a dovere l'assistenza di Esposito. Bisogna attendere la mezz'ora per vedere un'azione pericolosa del Nereto e Scatozza a provarci dopo una manovra insistita. Si salva la difesa notareschina. Sullo 0-0 le due squadre vanno a riposo e dagli spogliatoi rientrano in campo gli stessi schieramenti. Giallo al minuto 6, quando Esposito viene atterrato nuovamente da Scatozza. L'arbitro vede il fallo, ammonisce per la seconda volta il numero 3 del Nereto, ma concede un calcio di punizione dal limite. Per la stragrande maggioranza il contatto sembrava avvenuto in area di rigore. Sul piazzato battuto da Esposito è blando a sfiorare il colpo grosso, il palo esterno salva il Nereto, che si fa vedere al minuto 12, prima con Pedalino e poi con Boito, il cui tiro a rimorchio termina alto. Ancora 2 minuti ed è il palo a negare la gioia della rete al Notaresco, al termine di una pregevole ed ubriacante azione di Esposito, che entra in area e calcia quasi a colpo sicuro. Lo stesso numero 88 ci prova ancora sul prosieguo, palla sull'esterno della rete. Epifani rinforza la linea offensiva, inserendo Maio al posto di Scimia allo scoccare del quarto d'ora. È quasi la mezz'ora quando il Notaresco protesta ancora. Pesce pesca in area Maio, che sotto porta mette dentro. Il direttore di gara, su segnalazione del suo secondo assistente, segnala la posizione irregolare dell'attaccante di casa. I minuti conclusivi sono vibranti. La pressione della squadra di Epifani è costante. Al 41° ci prova Blando dalla distanza, con palla alta. 2 giri di lancette più tardi e Palermo a negare la gioia della rete ai locali sulla punizione calibrata di Maio. Assegnati 6 minuti di recupero che diventeranno 8. Al 91° il Nereto prova il contropiede con Sant'Angelo, provvidenziale il recupero di Blando, mentre al minuto 93 è Esposito a provarci senza fortuna. Finisce senza reti il derby a tinte rosso-blu, prima del rientro negli spogliatoi rosso anche per Pedalino. Risultato buono solo per il Nereto, che può esultare per un pari che muove la classifica. Occasione sprecata per il Notaresco, che rimanda ancora il ritorno alla vittoria che manca da 3 turni. La squadra del presidente Salvatore Di Giovanni, che può recriminare anche per 2 rigori mancati e la rete annullata. Mister, tante occasioni, 3 episodi da Moviola, però 0-0 col Nereto, un punto che di fatto muove più la classifica per il Nereto che per il Notaresco. Ma Matteo, hai detto tutto, credo che abbiamo fatto la partita tutta noi,
abbiamo creato tante palle gol, abbiamo avuto tante palle gol, abbiamo creato tanti calcio d'angolo. Il primo tempo potevamo fare di più, questo sicuramente, però il secondo tempo la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, aveva fatto anche gol secondo me regolare. E ci dispiace, è un pareggio che dopo la sconfitta di domenica ci tenevamo tanto a vincere, non ci siamo riusciti, dobbiamo andare avanti. Si parla di occasione sprecata alla luce degli altri risultati, ma soprattutto perché si doveva vincere dopo due sconfitte. Ma Matteo, a prescindere dagli altri risultati, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Oggi volevamo vincere a tutti i costi, non ci siamo riusciti. Questo è il dispiacere più grande, perché nel momento in cui non vinci tu è inutile che guardiamo gli altri risultati. Ripeto, abbiamo fatto un buon secondo tempo con grande voglia, con grande determinazione, mi è dispiaciuto per i ragazzi perché meritavamo di vincere la partita, però il calcio è questo, abbiamo preso un punto con una squadra che si è difesa con ordine, niente, andiamo a casa con la mano in bocca e pensiamo alla prossima. Purtroppo quando giochi quasi tutto il secondo tempo in 10 contro una squadra come il Notaresco è chiaro che c'è da soffrire, abbiamo saputo soffrire e questa è la cosa che mi è piaciuta molto dei ragazzi, devo solamente ringraziarli. Purtroppo i punti sono ancora pochi, però il morale è positivo, sono due partite che non subiamo gol contro due ottime squadre. Niente, noi ci crediamo, cercheremo di fare questo miracolo, poi come andrà, però ecco, è molto importante il pareggio di oggi. Due rossi, Scatozzi, alla fine anche quello di Pedalino. Sì, purtroppo oltre ai rossi ci sono stati tantissimi ammoniti, una direzione ecco, non contesto, però ecco, a volte si esagera un pochettino perché soprattutto il rosso di Saverio poteva risparmiarselo, un ragazzo che è stato ripetutamente beccato, anche sputato sotto la tifoseria locale, è chiaro che nell'adrenalina, nel nervosismo, nella tensione accumulata a volte si hanno delle reazioni un po' eccessive, però ecco, arrivare a dargli il rosso a fine partita, a partita finita, insomma, parliamo di altre cose, dai. Allora, 0-0, Roberta, insomma, Notaresco ha avuto le occasioni, ha giocato anche un tempo in superiorità numerica, non ha trovato la via del gol ed è un'altra ghiotta opportunità persa per la squadra di Epifani contro un Nereto sicuramente dignitoso, però insomma parla di miracolo del grosso, forse serve anche qualcosa di più di un miracolo per arrivare alla salvezza, anche perché Nereto dovrebbe cercare di vincere le partite anche quando gioca contro squadre più forti, perché la classifica ormai lo impone. Sì, la classifica per il Nereto è assolutamente impietosa e quindi adesso è veramente complicatissimo, forse anche più di un miracolo, come dicevi tu, ci vorrebbe per cercare di, ovviamente Del Grosso deve dire questo, perché comunque certo, è lui che deve motivare la squadra, i ragazzi ovviamente ci devono credere, ci devono provare. Sicuramente la nota positiva è che questa squadra non prende gol da diversi turni e quindi almeno su questo diciamo, vuol dire che stanno lavorando bene, però poi il problema è che i gol li devi anche fare, le partite le devi anche vincere, non puoi limitarti a non subirne. E per quanto riguarda invece il Notaresco, sicuramente è una delle società che purtroppo, dalle quali purtroppo ci aspettavamo di più e che non ha reso per quello che comunque campionato deludente. Ci si attendeva assolutamente. Dopo aver perso gli scontri diretti, oggi da calendario c'era una gara da tre punti, con tutto il rispetto per il Nereto, ci mancherebbe altro, però insomma una squadra come il Notaresco costruita per fare un campionato di vertice, oggi
doveva vincere giocando anche un tempo in superiorità numerica, ma sì, non c'è stato niente da fare. Io non mi ero resa conto, presa dalla foga nel seguire la partita che dovevo seguire, non mi ero resa conto, infatti anche a telecamere spento ho detto caspita, ma il Notaresco giocava anche in superiorità numerica. È vero che le occasioni le ha create, come diceva anche Pifani, la partita l'ha fatta il Notaresco, però poi le devi anche riuscire a concretizzare, ci vuole più lucidità, perché comunque è vero che in un paio di occasioni è stato molto bravo il portiere del Nereto, non secondo me il secondo... Pensi che gli ultimi risultati degli scontri diretti contro Stevere e Fiuggi abbiano un po' minato le certezze di una squadra che si era rilanciata non tanto battendo l'Alto Casertano ma vincendo il recupero di Castelfidardo, sembrava vedere una prospettiva di rimonta? Ma sicuramente da un punto di vista, cioè la testa poi in questi frangenti, soprattutto in un campionato così lungo come il campionato di Serie D, è fondamentale. Quando ci sono quando tu vai a perdere delle partite chiave, indubbiamente da un punto di vista mentale è normale che certi risultati vadano ad intaccare, però dalle sconfitte poi devi anche saper riuscire, una squadra che comunque ha delle ambizioni, costruita con dei giocatori che comunque hanno esperienza in questo campionato, devi saper poi anche riuscire a trarre il buono dalle sconfitte. E invece oggi anche per un po' di mala sorte, perché anche quello comunque ha inciso, ma anche la scarsa lucidità sotto porta, poi Esposito è uno che è bravo anche a scartare tutti, però poi lì bisogna metterla nello specchio della porta e insomma lui non lo ha fatto e ha vanificato anche delle azioni importanti. Vediamo gli episodi da Moviola, ce ne sono diversi. Intanto questo è l'episodio in apertura, punizione concessa, ma secondo molti il fallo era in area di rigore o almeno sulla riga dell'area di rigore. Forse era un attimo fuori. Se c'è contatto c'è fuori, poi cade dentro nello slancio. Cade dentro, ma secondo me il contatto, l'azione inizia da fuori, da fuori area. Sì, penso che se c'è il contatto è fuori area di poco. E penso che sia la stessa cosa anche in occasione del secondo episodio. Sempre coinvolto Esposito, lato corto di sinistra dell'area, va giù, anche in questo caso mi sembra che il fallo avvenga poco fuori l'area di rigore. Questo ancora l'ero più riuscita chiaro. A vedere, questo ero riuscita a vederlo già prima durante gli highlights, e fu l'altro invece ero più incerta, ma a me sembra che il direttore di gara abbia dato giustamente la punizione. Sì, la caduta di Esposito inizia chiaramente fuori area, si vede dai piedi e poi finisce dentro. Grandi proteste per il gol annullato a Maio per fuorigioco, ma forse il fuorigioco non è di Maio. Qui vediamo, dovremmo fermare, non so se è possibile, per vedere la posizione di Pampano che tocca la sfera che poi viene spinta dentro da Maio. Al momento del cross dovremmo fermarci. Ecco, Pampano è davanti a tutti, perché ha i piedi sull'area piccola, sulla riga dell'area piccola. I giocatori del Nereto sono tutti dopo, ben al di fuori dell'area piccola, quindi se andiamo avanti Pampano mi pare che tocchi il pallone. Sì, credo che lo tocca, sì. E poi lo smorza per Maio che segna. Maio era in posizione regolare ma era in fuorigioco Pampano, dunque ci pare corretta anche questa decisione di un arbitro che ha origini mi pare indiane, ha un cognome semi impronunciabile, quindi non lo cito perché mi andrei a intrecciare, però mi pare abbia visto bene anche qui. Sono d'accordo con te. Roberta, quindi insomma Notaresco che secondo te fa ancora in tempo a ritrovarsi oppure no? Le giornate ancora ci sono, però ecco deve, insomma anche lì bisogna cercare di fare in fretta. È vero che il campionato di Serie D è ancora lungo, è vero che nel girone di ritorno si possono dire tante cose, abbiamo visto in tanti anche negli anni passati insomma quanto possa essere incisivo poi il girone di ritorno come se iniziasse diciamo un altro campionato, quindi secondo me il tempo c'è per avvedere. Però deve insomma cominciare a tirare fuori gli artigli perché le possibilità ce l'ha.
Grazie Roberta, grazie a voi. Domani sera l'Abruzzo del Pallone Live torna per Reggiana Pescara, poi vi ricordo martedì Pro Teramo, mercoledì ancora saremo in diretta per l'Abruzzo del Pallone Live con Teramo Pistoiese, giovedì sera per Pescara Entella, poi chiaramente torniamo anche domenica, sarà una super settimana ricca di impegni e di appuntamenti, dunque vi aspettiamo con le prossime dirette. Ringrazio in regia Maurizio Daguì, ringrazio tutti i colleghi che sono stati sui campi, l'appuntamento chiaramente è per domani con la nostra trasmissione, poi per tutto il resto del nostro palinsesto, buona serata e buona domenica.